Che cosa c'è da raccontare di una bicicletta che soprattutto nell'ultima stagione ha praticamente vinto tutto quello che c'era da vincere all'interno dei grandi giri e i grandi giri stessi? Forse è proprio questo lo stimolo che porta a provare un prodotto che nasce vincente. Uno stimolo che, oltre a essere naturalmente motivante, diventa anche ricco proprio di spunti tecnici. Ciao a tutti, benvenuti su bici.pro, questo è il test completo della quarta generazione della Cervelo R5. Quello che è sicuro è che la quarta generazione della Cervelo R5, come tutte le generazioni che hanno preceduto questa, nasce in modo specifico per la salita e per gli scalatori. La realtà dei fatti è che dal punto di vista prestazionale abbiamo una bicicletta che può fare anche la differenza per la precisione che mostra ogni volta che imbocca una discesa e soprattutto se la discesa è tecnica. Questo aspetto della performance è principalmente legato a una geometria, perché abbiamo una bicicletta che nel complesso è corta. Ad esempio questa, che è una taglia 54, non arriva al 98 cm di passo, con un offset della forcella che è 45,5 mm e degli angoli che tutto sommato non sono estremizzati, perché sono al pari, 73 anteriore e 73 posteriore, quindi due angoli che non impiccano mai il ciclista una volta che naturalmente è in sella e che permettono sempre di in un certo senso avere un margine di errore distribuendo in modo ottimale tutto quello che sono i pesi sulla bicicletta. Quindi si va anche a rendere facile la vita del ciclista quando è necessario spostare in modo consecutivo i pesi sulla bicicletta. Un prodotto estremamente equilibrato in tutte le sue parti. Brioso ma mai eccessivamente nervoso, a prescindere anche dalle ruote che vengono utilizzate. E per entrare in questa categoria di prodotto, le reserve che sono in dotazione, le 34-37, perché hanno il profilo differenziato tra anteriore e posteriore, sono davvero tanta roba, perché sono comode, perché aiutano comunque ad esprimere una guida anche tutto sommato facile, e sono naturalmente leggere, perché non, diciamo, sfiorano i 1400 grammi di peso. Tutto l'avantreno è estremamente preciso, ma è davvero preciso. Difficile trovare una bicicletta di questo livello così leggera, con una parte anteriore che davvero facilita la guida e facilita gli ingressi in curva, anche quelli estremamente stretti e tecnici, considerando appunto che è una bicicletta votata alla salita. La parte centrale esprime una rigidità maggiore, qui si sente tutto quello che è il granitico della scatola del movimento centrale e in parte anche del nodo della sella, dove non c'è una protuberanza verso la parte superiore e dove in un certo senso il reggisella viene lasciato libero. Onestamente e personalmente avrei preferito un C-post a offset 0, quindi dritto sul piantone, proprio per sfruttare maggiormente questa rigidità e questa potenza che la bicicletta esprime in questa sezione. Mentre la parte posteriore è più comoda e ha tanta trazione, un fattore decisamente importante nel medio e nel lungo periodo e anche quando ci si alza tanto in sella. In conclusione, una bicicletta che esprime dei valori geometrici davvero interessanti, perché questa, che è una taglia 54, non arriva ai 98 cm di passo, quindi estremamente corta. Al tempo stesso però non abbiamo un reach che è troppo allungato e uno stack che è troppo basso o troppo alto verso l'altro, è un giusto compromesso. Quindi una bicicletta leggera, tanto, tanto performante su diversi terreni, in diverse situazioni, ma che permette di affrontare, diciamo, di beneficiare di una guida facile, naturalmente adatta un po' a tutti e un po' ai diversi stili di guida.